Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video. Sono troppo. Ah, gli ho dato una gomitata nella porta. Sono troppo felice di essere qua a farvi finalmente il video della mia stanza cosmeticosa, il mio room tour cosmeticoso. Avevo fatto un video di questa stanza nella mia casa vecchia, cioè quando vivevo con i miei genitori, e vi era piaciuto tantissimo. Adesso sono passati un po' di anni, come sapete adesso vivo da sola, quindi nella mia casetta nuova ho cercato di riprodurre quella stessa stanza, quindi, e adesso ve la faccio vedere. Ovviamente ho portato delle modifiche e vi faccio vedere tutte le cose. Andiamo a scoprire. Mi faccio una panoramica. Spero vi tanto che vi piaccia questa mia stanzetta fatata. È un po' un mondo colorato, una stanza tutta mia dove entro qua, mi immergo in questo mondo fatato, tutto rosa, Carlita style. Questa non è shabby chic, è Carlita style. Mettetemi un bel pollice in su, soprattutto mettetemi tanti like se volete anche il room della mia stanza da letto, camera da letto, che sta proprio qua a fianco. Così se volete vi faccio anche quello. Sono felicissima di farvi scoprire tutti gli angolini della mia casa. Vi faccio prima una panoramica. Questo bel cavalletto, questa è la porta, appunto come si entra. L'ho fatta dipingere tutta quanta di rosa ed è bellissima. Così vi faccio una panoramica da questo lato, è così. C'è questo mobile, poi c'è la scrivania, poi ho attaccato tante cose sul muro, la tenda che ha fatto mia mamma ovviamente, tutti i cartelloni, qua c'è un altro mobile, qua ci sono tutti gli adesivi. È bellissima, guardate quante cose ci sono sopra, è bellissima, è stupefacente, l'adoro troppo. Qua ho messo questo quadretto che mi ha fatto una ragazza un po' di tempo fa, che ringrazio tantissimo, lo adoro tanto, un mio ritratto. Questo è un'altra creazione di un'altra ragazza che anche ringrazio tantissimo. Dovete sapere una cosa, che la maggior parte delle cose che sono in questa stanza, per non dire tutto, sono tutti regali vostri, regali delle ragazze che mi seguono. Io non butto mai nulla, pensate nel trasloco, che veramente era tantissima la roba, si può dire era più tutta la roba che c'era in questa stanza, piuttosto che tutti i miei vestiti, erano veramente tanti, ma non ho buttato nulla, e soprattutto delle cose che mi avrete regalato voi. Adesso vi faccio vedere. Bustine, bigliettini, ci ho tutto conservato, quindi tutte le cose che vedete fatte a mano, così sono tutti regali vostri, delle ragazze che mi seguono, e quindi sono felicissima di mostrarveli. Tipo appunto ho detto questo qua, me l'ha fatto una ragazza, è troppo bello, ci tengo tantissimo, l'ho appeso qua perché mi piace troppo. Qua poi ho attaccato questa frase, questi sono adesivi con le stelline che avevo comprato su eBay un po' di tempo fa, anche questi qua. Ops, questo si è torto e vedete non sono proprio molto adesivissimi, però cosa importante, se li vuoi togliere non tolgono la pittura, quindi però ogni tanto si staccano. Questi sono dei fiori con la farfallina, troppo carino. Qua ho messo il premio di YouTube per i 100.000 iscritti, anche se li ho raggiunti 300.000, come potete sapere ho fatto anche il video speciale per i 300.000 iscritti, però c'ho questo qua dei 100.000 iscritti che non la fanno la targa dei 300.000, penso, comunque vabbè, e li mandano con ritardo i premi YouTube. Poi c'ho questa qua, che è la borsa, busta che mi hanno dato al creator, YouTuber Creator Day. E poi qua c'ho questa panca, questa invece l'ha fatta mia mamma a mano ed è bellissima, praticamente lei l'ha tutta dipinta, è troppo bella. Come sapete mia mamma, nella famiglia siamo tutti artisti, ma soprattutto mia mamma c'ha questo estro, guardate com'è bella, con tutti gli uccellini, io l'adoro troppo questa qua. Qua dentro, vabbè, sarebbe stato meglio non aprire. Ci sono, vi sembra disordinata, ma in realtà non lo è, ragazzi, è molto ordinata, è un ordine tutto mio. Ci sono tutti i contenitori che utilizzo per le mie creazioni, per le creme, eccetera, ne ho veramente tantissimi di contenitori vuoti. Poi c'è questo che metto a volte sopra, e contenitorini, questi troppo carini me li aveva regalati una ragazza, li sto usando tantissimo. Tutti i contenitori, vedete? Nuovi, puliti, insomma, quindi direi che possiamo anche chiudere. Poi qua c'ho la mia bella scrivania, che anche questa scrivania non era così, era marrone. Noi a casa usiamo molto fare queste cose fatte in casa, cioè non buttiamo nulla, i mobili li rinnoviamo e li adattiamo perché è peccato, insomma. Infatti questa qua me l'ha dipinta tutta mio padre bianco, era marrone ed è bellissima, è una scrivania molto semplice. Qua c'ho, beh, i calendarietti, questi qua che mi avevano dato da Tiger. Infatti adesso ho messo questo qua di aprile, è troppo carino, sono tutti animaletti. Poi ho messo questa asciugamano, questo è un asciugamano qua su, l'ho usata tipo tovaglietta dell'Hello Kitty, che è di mia sorella, ma sono fregata. Non mi piaceva troppo perché è tutta rosa, secondo me ci stava troppo bene. E qua
ho messo un vassetto che mi serve per portarmi le cose in giro, vari tovaglioli, come potete vedere non mi piacciono i voile, no, assolutamente no. Questa sedia che adoro, però la devo far ricoprire, ho messo questo qua, ma mi devo far fare un bel cuscino da mia madre, è troppo bella questa sedia, l'avevo comprata se non ero da Maison du Monde, mi piace molto, che è molto molto comoda. E poi qua, beh, qua dentro ci tengo tutte le cosine, le forbici, la colla, eccetera, questo è troppo carino. Anche un trenino regalino anche di una ragazza. Qua ho messo qua dentro i fiori di calendula e i fiori di camomilla, sono molto decorativi e poi profumano anche. Questa è una candelina gelato alla fragola, troppo troppo bellina, che mi ha regalato sempre una di voi. Poi vabbè, varie cosettine, questi fogliettini, quelli di tag, questi contenitorini che anche adoro, sono troppo troppo belli. Qua tutti i braccialettini, regalini, vedete, orecchini, cose che mi sono state regalate. Là ci sono io, ciao! E lo specchio, questo specchio è di Ikea, per metterci tutte le cose dentro. Queste orecchiette che avevo comprato da Tiger. E un altro fermaglietto, qua dentro che cosa c'è? Questa è anche una scatola di prodotti. E qua dentro c'ho varie cosine, insomma, le punette, le graffette, le forbici, eccetera. Ok, finito qua. In questo mobile qua c'ho un po' dei miei ingredienti cosmetici e qua sopra c'ho tante cose troppo carine, tipo questi bigliettini che mi ha fatto una ragazza, cioè ditemi come si fa a buttare questi bigliettini, sono troppo belli, fatti con tanto amore, con tutti gli adesivi, le scritte, io non li butterò mai, quindi li ho messi proprio qua esposti perché ne vado proprio fiera. Poi questa qua è la scatola della Durecam, ho comprato a Parigi, varie le candele, quest'altro un altro ricordo, varie cosine, tutti i regalini, candeline, anche questo qua, buona fortuna, questo me l'aveva regalato una ragazza, che poi sono il segno del toro, bellissimo, varie bottigline, poi qua ci sono i miei bimbi, i miei due libri, non mi si è esposto ovviamente, qua dentro ci sono gli oli essenziali, poi questa è anche una scatola che mi hanno regalato, e qua dentro anche ci ho messo, aspettate che vi faccio vedere qua dentro cosa c'ho, questa è tipo una calamitina gelata, troppo troppo bella. Questo mi aveva regalato una ragazza, troppo bello. Aspettate che questo vi dico come si chiama, perché lei penso che le venda queste cose. Si chiama Handmade with Love, Honey Life. Ci dovrebbe essere anche su Facebook. Comunque è bravissima sta ragazza, piace troppo sto tipo cuscinetto. Bellissimo. Qua dentro ci ho messo tutte le cose, vedete, diciamo di cartoleria. Varie cose, sono un po' fissata, questi bigliettini. C'ho tante robe, penne, guardate che belle. Tutte cose, bigliettini adesivi, tutte cosine così, perché scotch, i disegni, vabbè, poi farò vedere. Poi questa qua che è la mia bilancina, che l'ho tutta decorata con gli smalti, con brillantini, è diventata bellissima, vabbè, lasciamo stare. Evidenziatore, qua c'ho tutte cosettine, mollettine, tutte cosine carine. Qua dentro c'ho tutte queste graffettine degli M&M's che avevo comprato a Londra, con queste caramelle troppo belline, quelle natalizie. Poi c'ho qua dei contenitorini troppo carini, tutte cose sfiziose. Questo è anche un regalo di una ragazza che mi aveva dato, anche Puffetta me l'ha regalato uno di voi. Comunque sono troppo, io per esempio questo qua, questo cagnolino pure ce l'ho da anni, non lo butterò mai, mi affeziono molto alle cose. Anche questo me l'ha regalato una ragazza, anche è troppo bello, l'ho appeso qua. E poi qua questo quadro l'ha fatto mia mamma, sempre con i fiori eccetera. Questo è un altro adesivo che ho messo qua. Questo ritratto che mi ha fatto una ragazza anche tanto tempo fa e mi piace tantissimo. Ci ho messo tutti gli adesivi dei fiorellini. Questi sono i vostri cartelloni. Questo è un cartellone che mi ha fatto delle ragazze troppo troppo carine, Michela, Anna Maria, Margherita, mi hanno scritto tutte le cose, mi hanno messo la foto del mio libro, YouTube, Gobbio, cosa dice, troppo bellina. Qua anche troppo bellino un cartellone. Io sono molto amante di queste cose, quindi come ho detto non le butto. Le tende, queste qua me l'ha fatta mia mamma, e qua sportano tutti i cuoricini, e qua sono tutti i fiori. E poi da questo lato qua ho messo questo mobile dove praticamente, ah, non ho fatto vedere l'interno giustamente, vabbè. Qua vi ho detto che ci sono queste cose, qua ci sono tutte le cose un po' di trucco, principalmente di minerali liberi, qualcosa anche di vernile. Qua ci sono tutte cose un po', diciamo, inutili, fermagli, cose che mi servono quando faccio i video, lo specchietto, questo è un portapennelli che mi ha regalato sempre una ragazza, troppo bellino, la cuffiettina con i voile, varie cose, questa foto che è troppo bella, è della nostra laurea,
Ci siamo io, mia sorella, mia mamma e Max. Troppo bella sta foto. Si ricorda veramente tanti tanti anni fa. È bellissima. Quindi la conservo qua dentro. E qua dentro, come ho detto, c'ho gli oli essenziali, le fragranze. Questi qua li avevo comprati da Maison du Monde, se non erro, questi tre venivano, questi tre contenitori. Poi qua sotto, ragazze, ci ho messo tutte le ciotoline che io utilizzo per fare i video, le ricettine, qua quelle di plastica, qua un po' qualcosina anche di vetro, vari cucchiai. Io sono patita di cucchiaini, di ciotoline, guardate quanti ne ho, veramente li adoro. Qua invece ci ho messo un po' di ingredienti tipo l'argilla, le varie polveri, l'amla, poi per esempio c'ho il miele, la curcuma, l'argilla bianca, il caolino, eccetera. Poi qua c'ho altre cose che utilizzo, le erbe per capelli, l'amla, cassia, le cose per esempio i sali del Mar Morto, il tè verde, l'enne negro. Quindi poi qua dentro invece ho messo varie, tipo per esempio tovaglioline, varie cose di carta che ad esempio mi servono per fare i pacchetti. Io non butto nulla, cioè queste sono tutte cose riciclate da regali, eccetera, che me le conservo, le bustine, guardate se vi dico bugie, tipo per esempio questa bustina, c'è ancora il bigliettino qua. Giulia Nancy, per Nancy, questo era qualche regalino per mia sorella. Poi ho tutte le tovagliine, vari nastrini, questo è un bavaglino, delle bustine, tutte cose di regalini. Vabbè, qua vabbè ho vari prodotti nuovi che devo testare, perché ho sia materie prime che prodotti in questa stanza, è proprio la mia stanza cosmeticosa. E da questo lato qua, guardate che belli, questi vabbè sono sempre adesivi come quelli che vi ho fatto vedere di là. E sopra, su queste pareti, ci ho voluto mettere tutti i cartelloni che mi avete fatto voi, alcuni, i più belli. Guardate che belli, tipo questo, ci sono tutte le scritte, tutte le cose che avevo. Questo è troppo bellino con il disegno, carità, è troppo carino. Queste stelline poi ho messo. Guardate che bello questo. Ci sta anche il pachito, guardate. Questo è troppo carino perché ci sono tutte le foto, tipo per esempio queste foto qua che avevo pubblicato nei video oppure su Instagram, c'è anche mia sorella, guardate che carina, c'è anche Paquito. Foto con il mio secondo libro, anche la foto con il mio primo libro, troppo bellino, comunque adoro. E qua sopra poi ci sono sempre tutte cosettine. Questo qua è tipo una cosa home made proprio casereccia. Fa quasi schifo sta cosa che ho fatto. Il coperchio di una scatola praticamente. E ci ho appeso tutti gli orecchini che secondo me sono troppo carini, che sono sempre tutti i regali che mi avete fatto voi. E li adoro troppo, cioè è peccato rinchiuderli. Bisogna farli vedere perché sono troppo carini. I biscotti, le barrette, questa lunettina, sono tutti regali questi qua dei Ringo, sono tutti i vostri regali. Guardate questa spilla com'è bella. Questo qua è il regalo, troppo bellino, qua c'era una cosa profumata, comunque troppo bello, io conservo tutto. Questo qua è una torta finta che me l'ha regalata una ragazza, poi qua, anche questa qua me l'ha regalata un'altra ragazza, qua sono tutte alcune letterine vostre, anche qua dentro c'ho altre letterine, qua dentro c'ho altre letterine dappertutto, qua c'ho vostre letterine, qua c'ho vostre letterine e bigliettini, anche qua dentro c'ho altre, ma no, ce n'ho tantissime. Sarebbe bello fare un video con tutte le letterine, sono veramente tante, tante. Tutte le letterine, guardate se vi dico, carità dolce, tutte le vostre letterine e bigliettini. E qua, questo quaderno, quello là che mi ha regalato quella ragazza, guardate tutte le nostre foto di ogni anno. Maggio 2014, qua è la promozione del mio primo libro. Questa è la foto che si è fatta con mio padre, troppo bellino. E poi questa anche l'ha fatto mia mamma con i gattini attaccati sopra. Qua che c'è? Penso altre letterine, sì. Altre letterine per Carlito. Guardate quante, ce ne ho tantissime. Guardate che bello questo bigliettino. Questo è troppo bello. Guardate che bello. Cioè, sono. Peccato lo butta. Per carità dolce, ne siamo maraviadoro. Alessandra, Carli continua così. Sei troppo dolce, ma dopo tutti questi bigliettini. E che le butta? Io ogni tanto me le vengo a leggere, comunque sono bellissime. E quindi qua letterine. Poi in questo qua, su tutti e due i mobili sono stati fatti sempre ovviamente da mia mamma con il decoupage, quindi come ci ha messo tutti questi fiori sono troppo troppo belli. Anche questo qua me l'ha fatto una ragazza. È bellissimo, è fatto a mano, c'è scritto carità dolce sopra, lo adoro follemente, anche questo qua me l'ha regalato un'altra ragazza. Queste sono delle bustine dei vostri regali, guardate qua. Per Calita e Nancy da Simone e Erika, le ho appese tutte qua perché sono troppo troppo carine. E poi qua dentro, ragazzi, qua sono tutte proprio le materie prime, quindi tutte le polverine, poi qua c'ho vari emulsionanti, la gomma xantana, eccetera. Poi qua c'ho
Tutti, per esempio, l'olio di cocco, tutti i violetti, gli emulsionanti, i condizionanti, tutte le cose che mi servono per fare i miei prodotti cosmetici. Poi qua ci ho messo tutti i burri, tipo per esempio c'ho il burro di cacao, burro di karité, vari estratti, varie cose, vari ingredienti cosmetici. Gli altri due cassetti sono ancora vuoti perché ancora sto finendo di sistemare le cose. Faccio vedere una panoramica anche da questo lato di qua, guardate com'è bello dal lato della finestra, quanta luce. Di là di fronte c'è la stanza dove monto i video, quindi il mio studio col computer. Qua così, guardate che bello. Tutto rosa. Ah, e qua poi, praticamente qua, avevo intenzione di metterci uno specchio, però è lo specchio che dovevo mettere qua, che mi aveva fatto mio padre, alla fine l'ho messo giù. E quindi ho aspettato che mio padre, speriamo che me ne faccia un altro, perché qua secondo me lo specchio ci sta proprio bene. Così mi vedo anche qua quando registro i video. Ci tenevo quindi a ringraziarvi tantissimo per tutti i cartelloni, tutti i bigliettini, tutti i regalini che mi portate sempre agli incontri e che mi avete fatto avere. Veramente, come vedete, c'è tutto qua con me, sempre con me, conservo tutto. E quindi approfitto di questo video per ringraziarvi e per abbracciarvi tutte tantissimo. Io sono contentissima, ragazza, di avervi fatto questo video. Spero tanto che vi abbia fatto piacere questo video. E adesso finalmente vi posso registrare tutti i video di ricette cosmetiche di nuovo nella mia stanza cosmeticosa, perché adesso che tutto in ordine e sistemato mi siederò a questa bella scrivania a farvi di nuovo tanti video. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!